Pareggio per 1-1 tra Monza e Atalanta. Nell'amichevole di Terno d'Isola in provincia di Bergamo, i ragazzi di Mota hanno ben figurato contro i nerazzurri. Un pareggio arrivato al termine di un incontro di mezza estate con le gambe pesanti da entrambe le parti. Ma nonostante la differenza di categoria, la compagine brianzola è riuscita a tenere testa ai più quotati avversari. La squadra è ancora un cantiere aperto e le sentenze di primo grado della Corte federale hanno modificato anche certi equilibri in vista della prossima stagione. Ciononostante il lavoro prosegue, la squadra in questo precampionato sta fornendo indicazioni interessanti. Ieri la rete biancorossa è stata messa a segno da Ferrario al 24esimo della ripresa, rete che ha rimesso in equilibrio l'incontro dopo il gol di Tiribocchi per i bergamaschi in avvio di gara. Naturalmente l'attenzione di tutti era però rivolta agli sviluppi dello scandalo calcio scommesse. Gli stessi tifosi del Monza vanno però con i piedi di piombo, in attesa di conoscere con certezza il destino della squadra. Tutto sommato noi abbiamo solo da gioire che ci ripeschino, però speriamo... Non c'è nient'altro da dire, solamente speriamo che venga confermata dopo Ferragosto la sentenza. Nient'altro. Se torniamo in C1 ci abbiamo solo da guadagnare, però non ce la siamo meritata tutto sommato. Non lo so, io spero che ci sia comunque un gruppo dirigenziale all'altezza che in qualche modo riesca a portarci nel livello di competenza che Monza, terza città della Lombardia, merita.